Siamo col presidente della CICA Tanzaro, Eugenio Ripepe, promotore, come ormai succede dal 2013, del campionato regionale slalom. Si inizia con uno slalom riesumato, uno Scilla Melia, insomma oltre 50 partecipanti, un discreto numero vista la precocità, diciamo, dell'evento in calendario. Ah, diciamo che questo era lo scopo del campionato, quello di creare un campionato regionale e quello di attirare più gente a questa disciplina, che non è una disciplina facilissima, perché i costi sono quelli che sono e poi il numero delle gare offerte in Calabria era bassissimo, per cui molti appassionati l'avevamo persi. Abbiamo recuperato, credo, diversi piloti, stiamo recuperando queste manifestazioni come quella di oggi, e come dicevi poc'anzi, 53 partenti il 18 marzo è un numero significativo, vuol dire che la strada era quella giusta e noi proseguiamo verso questa direzione. Impegno confermato al 100% da parte dell'esecutivo catanzarese anche per il 2017, in veste non solo di promotore e organizzatore della gara di slalom, ma anche di partner decisivo per le cronoscalate calabresi, che sono Morano e Reventino, che quest'anno apre il CVM. Ma intanto mi piace ricordare che la commissione sportiva non è solo catanzarese, è una commissione sportiva allargata a tutte le province, perché era questo l'intento, e quindi a queste 11 gare, che forse diventeranno 12 del campionato regionale slalom, si aggiungono le due gare, diciamo, regine, la Reventino, che sarà il prossimo 30 aprile, e la Morano e Luzzi, quindi sono tre gare in salite e 11 gare di slalom. Sì, allargando l'orizzonte anche al TVM sicuramente sì, c'è da aggiungere una gara importantissima e assolutamente avvincente come quella di Luzzi. Gambaria, cancellata dal calendario, c'è un'interessenza o una possibilità di accordo con la CICA Tanzaro, oppure sono discorsi che esulano dalla realtà catanzarese? Ma ripeto, noi non l'abbiamo mai impostata sotto un campanile, avevamo cercato di allargarci anche sulla Santo Stefano Gambari, siamo stati promotori, l'abbiamo spinta, purtroppo le cose non sono andate come dovevano, io non voglio entrare nei problemi degli altri, per cui Automobile Club Catanzaro, che credo che abbia una organizzazione da poter offrire a tutti, e così come ha fatto oggi, in forma assolutamente gratuita e solo sotto il vessillo dell'attività sportiva e basta. Perfetto, quindi il 25 giugno ad oggi è un miraggio, ma se qualcuno dovesse bussare alla porta della CICA Tanzaro, una mano d'aiuto certamente non sarebbe negata. Ma io stamattina ho visto parecchi amici dell'Automobile Club di Reggio Calabria, gliel'ho ribadito come sempre, e sarebbe un'aspirazione massima da appassionato dello sport automobilistico rivedere la Santo Stefano Gambari. Da vecchio organizzatore di gare, partendo adesso, si potrebbe confezionare un discreto evento per la fine di giugno? Ci sono i tempi tecnici e sarebbero da accelerare le operazioni? Ma da organizzatore vecchio dico che se c'è la volontà per fare una gara sotto il profilo delle autorizzazioni ci vogliono 60 giorni, quindi da qui a 60 giorni possiamo fare quello che vogliamo. E new entry nel calendario slalom quest'anno, a parte quella di oggi? Credo che sia rimasta per il momento come nuova solo questa. Anche se ci sono richieste di altre località, certo che fare un campionato a 12 gare è già molto pesante, perché poi inciderà sui costi dei piloti, quindi noi non vogliamo fare gare con
con 15 partenze, quindi dobbiamo stare un poco con i piedi a terra e offrire anche ai piloti la possibilità di partecipare. Un ultimo passaggio, definitivamente tramontato il trofeo del Mediterraneo che qualche tempo fa sembrava potersi prendere la scena? Ma diciamo che il trofeo del Mediterraneo era una spinta che avevamo avuto da altri automobili club che sulla scia di questo campionato e dei risultati che aveva fatto volevano tramutare, coinvolgere anche altri automobili club. Purtroppo secondo me siamo partiti con il piede sbagliato, nel senso che questo campionato, che doveva essere sempre organizzato dall'Automobile Club Catanzaro, e vedeva un monte premi in denaro della XAI che è poi sparito, perché al di là delle promesse non abbiamo avuto niente. Perfetto, grazie al presidente Di Pepe. Prossimo appuntamento ACI Slalom 2017? Ma intanto il prossimo appuntamento è la premiazione del 2016 che faremo il prossimo sabato, al quale invito anche voi. E alla location? Lamezia Terme, il grande hotel Lamezia Terme, che è proprio di fronte alla stazione centrale, e con questo chiuderemo il 2016. Il prossimo appuntamento è il 30 aprile alla gara del Reventino CVM. E sarà cambiato l'approccio per il 2017 alla gestione delle gare? In che senso? In senso globale, voglio dire. No, assolutamente no. Non ci sono motivi per cambiarlo, per cui ci siamo trovati bene e continueremo così. Perfetto, grazie.